Disney Junior presenta Un magico momento di Sofia la principessa. Sofia e Hildegard restano intrappolate nei dipinti dell'Accademia. Come riusciranno a tornare indietro? Shh, facciamo piano, altrimenti si sveglia. No, che non si sveglia. Perché è il letargo. Cioè, quando gli animali dormono per un tempo lunghissimo. So cosa vuol dire. E i tori non vanno in letargo. Ci vanno e come? Hildegard, non sai la formula d'uscita, non sai come condurre una barca e secondo me non sai un bel niente neanche sui tori. Ti sbagli, Sofia. Sappi che io conosco tutto di tori e torelli. Guarda dritto verso di noi. Come l'hai capito? Corri al quadro accanto! Ecco il bordo del quadro. Prendimi la mano. Dov'è il cane? Ehi, bello! Vieni qua! Ti piacerebbe vivere con quel simpatico signore in collina? Mi pare che sia un sì! Vi aiuto, sono un'eccellente scalatrice. Sali e zitta. Oh, se n'è andato. Anche il cane però. Chissà dove sarà scappato. Niente paura, Sofia. So io come trovarlo. Davvero? E come? Ecco, diciamo... che si potrebbe... Oh, smettila una buona volta, Hildegard. Parli come se sapessi tutto, ma non è così. E ora, grazie a te, resteremo intrappolati in questi quadri per sempre. Sofia! Ah, è in trappola! Dobbiamo superare il toro e salvarlo! E come facciamo? Tu sai qualcosa dei tori? Ecco, mia madre mi raccontava che i tori di Galdiz partono alla carica se gli agiti qualcosa davanti. Forse così possiamo allontanare il toro dal cane. E io so esattamente come fare. Hildegard. No, lo so davvero questa volta. Dobbiamo solo avvicinarci. D'accordo. Signor Toro! Guarda, ti piace il mio ventaglio? Vieni a prenderlo. Di qua, da questa parte. Bella mossa. Quello sì che è sventagliare. Ora puoi scendere, bello. È tutto a posto. Mi hai mancata. Ti ho preso. Hildegard, il cane. Sei stata bravissima, Sofia. Povera me, un'altra volta. Devo cambiare gli occhiali. Si è raggiunto! Mi è venuta un'idea. Vai avanti. Bene, signor Toro. Siamo tu e io. Vuoi il mio ventaglio? E allora, prendilo. Andiamo, Sofia. Siamo tornate e abbiamo portato il cane. Oh, ciao, piccolino. Ti piacerebbe correre per un po' su queste colline? Voi due fanciulle avete fatto di me il ritratto più felice di tutta la scuola. Sofia ha capito che solo lavorando insieme, lei e Hildegard sarebbero riuscite a tornare in aula. Divertiti con altri magici momenti e continua a seguire la serie Sofia la principessa a Disney Junior.